cittadino del PD il 27 ottobre del 2009. Difficile, se lo chiedessero a me farei fatica, ma eravamo assieme all'epoca, gli eravamo dal prefetto. Ripartiamo, 28 luglio 2014, poi torniamo alla data e quando c'eravamo, eravamo io e lei dal prefetto assieme agli intorno, a Gaffuri e ad altri. Il testo delle riserve si ritiene non possa essere oggetto di visione, perlomeno nella fase in cui gli organi competenti non si sono ancora pronunciati nelle forme previste dalla legge. Io ieri sera stesso ho depositato un'interrogazione su questo tema, che inoltrerò domani mattina, o questa sera, visto che mi dovrò assentare un'ora tra poco, via fax al prefetto. Si tratta infatti di una fase precontenziosa e si reputa opportuno, scrive un dirigente, l'ingegner Pietro Gilardoni, anche a tutela delle ragioni dell'impresa non rendere gli atti divulgabili. Adesso torno a lei. In un articolo dell'allora Dario Alemanno, giornalista della provincia, oggi direttore di Quicomo, si legge alcune parole che secondo me sono molto utili per capire la situazione nella quale ci troviamo. E dopo aver convocato e annullato, usato l'urgenza, scritto ordini del giorno sì, ordini del giorno no, probabilmente il prefetto dovrà essere interessato di altro. Il 22 ottobre scadeva il periodo di segretazione della lettera di multi, ha scritto società che ha vinto la gara per le opere sull'ex di Corda, ha scritto a metà settembre al comune con le osservazioni e proposte da cui dipende l'esito dell'operazione di riqualificazione. Il sindaco Bruni però aveva segretato quell'atto. La minoranza ha quindi deciso di rivolgersi al prefetto. Nel tardo pomeriggio di ieri, il capogruppo del PD e il segretario cittadino Luca Gaffuri, Stefano Legnani, insieme a Donato Supino, Alessandro Rapinese, Bruno Magatti, Marcello Iantorno, hanno incontrato Fran Terlizzi e gli hanno esposto le loro perplessità. Particolarmente degna di nota è l'affermazione del consigliere regionale Luca Gaffuri, all'epoca mia collega qui in Consiglio Comunale. Abbiamo sottolineato come la situazione sia ormai insostenibile perché ci viene negata la possibilità di vigilare sull'operato dell'amministrazione, non sono state rispettate le statistiche, bla bla bla. Tutto questo non giustifica la segretazione, dice l'allora consigliere comunale Iantorno, oggi assessore, ironia della sorte, alla trasparenza. Iantorno ritiene illegittimo il provvedimento con cui Bruni ha negato l'accesso alla lettera. Secondo noi è contrario al testo unico, perché nessuno può negare nulla ai consiglieri comunali. Per questo abbiamo chiesto al prefetto di ritenerlo. È una grave violazione della legge di intervenire su. E gli abbiamo chiesto di intervenire per quanto il prima possibile. Così è stato, poi il prefetto ha preso contatti e da lì a breve si è sviluppata la situazione. Allora, la lettera di Gilardoni, a mio giudizio, personalissimo giudizio, non rispetta alcun canone di quelli che sono richiesti alla pubblica amministrazione in materia di accesso agli atti del consigliere comunale e del consigliere provinciale, perché ce ne sono articoli appositi del TUE che fanno riferimento a questa normativa. Premesso che in data 20 giugno arrivo all'interrogazione e poi passo alla giurisprudenza. Premesso che in data 20 giugno 2014 chiedevo via email alla segreteria generale copia del documento con quale Sacca mi ha chiesto 11 milioni di euro al comune di Como, tempistiche, io l'ho chiesto il 20 di giugno, lei consideri che la visita al prefetto nostra, eravamo io e lei, il presidente, arrivò solo 2 giorni dopo la richiesta a Bruni dei documenti. Io ho aspettato 38 giorni, perciò sono molto più gentile di quanto fummo precipitosi nel precedente mandato, 38 contro 2. Che in data 20 giugno 2014 chiedevo via email alla segreteria generale copia del documento con quale Sacca mi ha chiesto 11 milioni di euro al comune. Premesso ancora che in data 28 luglio 2014, 38, oggi 39 giorni dopo la richiesta qui sopra riportata, mi ha scritto l'ingegner Pietro Gilardoni comunicandomi di non ritenere che i documenti da me richiesti potessero essere oggetto addirittura di visione da parte mia, chiede, e poi parliamo anche del segretario generale, cosa ho detto ieri sera, che è bello e fortunatamente rimane agli atti e alle prove video, chiede a fronte di quale legge, la domanda che faccio, che poi ho già depositato, a fronte di quale legge, quale articolo del TUEL, dello statuto comunale oppure del regolamento per il consiglio comunale, ha sottoscritto non possa essere consegnata la documentazione richiesta in data 20 giugno, consegnata, non presa visione. Ieri Gilardoni ha detto che non poteva neanche vederla, il segretario generale invece ha detto che avrebbe voluto vederla ma non averne copia. Ci sono una raffica di sentenze e alcune le ho prese proprio dagli interventi dell'assessore Iantorno alla trasparenza del 27 ottobre del 2009. Come le dicevo, le chiedevo qualche secondo perché è importante ribadire alcuni concetti a partire dall'articolo 97 della Costituzione e poi il fatto che l'azione amministrativa e il nostro ordinamento giuridico è improntata all'insegna del principio della trasparenza. Io capisco che sia imbarazzante per il sindaco Lucini avere e dare in mano al consigliere comunale Rapinese, che ha una serie di responsabilità nei confronti di chiunque, e anche della SACAIM e anche dell'ente, di chiunque poi vorrà agire in giudizio nei confronti di Rapinese, ma nessuno può negare a Rapinese quei documenti, nessuno, neanche Lucini o le interpretazioni che continuano ad essere sempre, e l'ho chiesto qualche secondo in più. L'azione amministrativa e il nostro ordinamento giuridico è portata all'insegna del principio della trasparenza. È particolarmente degno di nota
circa la tutela dei dati conferiti al consigliere comunale e o provinciale dal testo unico che dedica appunto gli articoli, il diritto dei consiglieri, leggo 10 righe e poi ho finito, il diritto dei consiglieri ad ottenere copie di atti in possesso dell'ente, per quanto precede, è tutelato anche in presenza della necessità di salvaguardare la riservatezza dei terzi. Infatti, poiché i detti consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio, è del tutto evidente che non sussiste alcuna ragione logica perché possa essere loro inibito l'accesso ad atti considerati riguardanti dati riservati. Per le stesse ragioni, e qui diventa sempre più interessante, essi hanno diritto all'accesso agli atti, anche agli atti concernenti le vertenze nelle quali il comune è coinvolto, nonché ai pareri legali richiesti dall'amministrazione comunale, senza indicarne nemmeno i motivi che giustificano l'accesso. L'accesso e dell'interesse emotivo dell'espletamento del proprio mandato risulta sufficientemente motivato, cioè l'espletamento del proprio mandato non può essere disatteso dall'amministrazione. Chiudo dicendo che non è nemmeno possibile sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto della richiesta di informazioni avanzata dal consigliere e le modalità di esercizio del potere da questi espletato, perché poi è un affare del consigliere. Ne consegue che, con particolare riferimento al diritto di accesso, ed ho finito, agli atti dei consiglieri comunali e provinciali, ex articolo 43 del decreto legislativo 267-2000, questi ultimi possono legittimamente esercitarlo verso atti e documenti relativi a procedimenti anche conclusi o risalenti ad epoche remote. Di conseguenza è oggettivo che al consigliere comunale non può essere negato. All'epoca a Bruni il prefetto fece notare che la secretazione può essere nei confronti di terzi, non del consigliere comunale. Concludo dicendo che do tempo a questa amministrazione fino a domani mattina alle ore 10, alle ore 11 mi rivolgerò personalmente al prefetto per le stesse motivazioni per le quali lei presidente in data 27 ottobre del 2009 si rivolse, cioè, e mi faccia concludere con una battuta ripetendo l'intervento sagace del consigliere regionale Gaffuri: abbiamo sottolineato come la situazione sia ormai insostenibile, perché ci viene negata la possibilità di vigilare sull'operato dell'amministrazione. Grazie, consigliere Agnese, abbiamo finito la